Bentornati su Recensioni per Scegliere. Oggi parliamo di scaldacera femminile. Il prodotto che sto per andare ad aprire è un prodotto prettamente di uso femminile, pertanto vi annuncio già che in questo video non andremo a provarlo direttamente, ma andrò a provarlo direttamente solamente se questo video arriverà a 100 like qua sotto, cosa che è praticamente impossibile. Vado quindi a farvi vedere il contenuto della confezione e vi spiego il funzionamento di questo scaldacera. Mentre vado ad aprire la scatola vi chiedo come al solito di mettere un mi piace sotto a questo video. In realtà in questo è un motivo in più se volete vedermi alla prova di questo prodotto scaldacera. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per non perdere notifiche a tutti i prossimi video che andremo a pubblicare. Ma ora vediamo subito il contenuto della confezione. All'interno troviamo dei sacchetti di cera da 100 grammi con diverse profumazioni, dei bastoncini per andare a mescolare la cera all'interno del nostro scaldacera e dei bastoncini per andarla ad applicare nelle zone in cui vogliamo andare a effettuare la ceretta. Sono presenti 4 sacchetti da 100 grammi con diverse profumazioni, camomilla, rosa, lavanda e miele. Ovviamente poi su Amazon e qua sotto in descrizione sono disponibili dei link ad altri sacchetti di cera per andare a utilizzarli una volta che abbiamo terminato quelli forniti in prova. All'interno della confezione troviamo anche un manualetto di istruzioni disponibile in inglese ma anche in italiano, che ci permette di avere, diciamo, le istruzioni di base sul funzionamento di questo accessorio, mentre invece questo è lo scaldacera. È dotato di presa italiana Schuco, quindi nessun problema per quanto riguarda l'utilizzo di adattatori come invece avviene per altri modelli. Nella parte alta, come vediamo, ha un tappo con uscita dei vapori e trasparente per poter vedere all'interno quando la cera sarà sciolta. All'interno troviamo ancora un cestello con un pratico manico al cui interno dovremo andare a inserire i nostri granelli di cera per effettuare la nostra ceretta. In ultimo abbiamo, diciamo, la parte centrale del motore con la parte principale che andrà a scaldare e far sciogliere la cera, che è comandata da questa singola rotella posta nella parte frontale e dallo schermo a LED posto anche questo nella parte frontale. Il funzionamento di questo prodotto è molto semplice. Andremo a posizionare il nostro cestello all'interno dello scaldacera, andremo a versare parte o tutti i semi all'interno del nostro cestello e poi andremo ad azionare con la rotella la potenza dello scaldacera al massimo. Questo scaldacera è in grado di funzionare da una potenza di 50 gradi fino a 120 gradi. Una volta che abbiamo portato la nostra cera in temperatura e quindi si sarà sciolta, andremo ad abbassare la temperatura verso i 50-55 gradi per mantenerla liquida e non averla quindi troppo calda che ci potrebbe andare a bruciare. Una volta quindi che la cera è pronta, andremo prima a mescolarla con i bastoncini in legno forniti in dotazione e poi andremo a stenderla sulle parti che dovremo andare a depilare, facendola quindi asciugare e poi andandola a strappare per eliminare i peli. Come avete visto, il funzionamento di questo prodotto è molto molto semplice. Vi lascio come al solito il link qua sotto in descrizione se volete acquistarlo e provarlo. Il prezzo a cui viene venduto, considerando il kit completo con cui viene fornito, è veramente ottimo. Mi piacerebbe sapere con un vostro commento qua sotto se avete già provato uno scaldacera e la cera brasiliana e cosa ne pensate. Io spero di non arrivare ai 100 like che vi ho richiesto in questo video per non doverlo provare e sono sicuro che non mi deluderete. Se avete delle domande su questo prodotto, come al solito potete lasciare un commento qua sotto, cerco sempre di rispondere a tutti, anche se su questo prodotto potrei avere delle difficoltà in più se non dopo averlo provato. Mettete un mi piace o un non mi piace sotto al video per farmi sapere cosa ne pensate di prodotti di questo tipo. Iscrivetevi cliccando sulla campanella per non perdere i video di tutti i prossimi prodotti che andiamo a pubblicare. Per questo video con lo scaldacera è tutto, noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere. Ciao da Enrico.